Ben ritrovati amici, no, non è ancora arrivato Natale, ma per me è come se lo fosse stato, perché nell'associazione con la quale ci incontriamo per parlare di penne, inchiostri, carte e quant'altro, e non solo quello perché si mangia e si beve anche qualcosa di buono, mi hanno presentato, mi hanno fatto conoscere questa penna, la Blue Dew. E qui, cari amici, quelli che più di me conoscono le lingue mi aiuteranno per una pronuncia corretta, perché onestamente non so, non vado oltre quello che avete sentito. Una penna stilografica di cui vi parlo fra poco, ma come avete visto ho lasciato qui un po' di cose che ci siamo scambiate nel corso dell'ultimo incontro, nel quale Cristina Gallana, che ormai avete già imparato a conoscere, visto che produce questi midori così belli, fatti a mano, proprio li fa lei, sono uno più bello dell'altro, mi ha anche appunto regalato queste cose. Sì, è scritto qua, Made with Love, questo credo di averlo pronunciato correttamente. E allora parliamo subito di questa penna stilografica, una penna stilografica che forse avrete già visto in qualche così presentata magari sui social, perché sono rimasto molto colpito. È una penna stilografica con un pennino flessibile. Una penna stilografica che è anche piacevole vedersi, progettata soprattutto comunque attorno al pennino, come ci dice il suo produttore. Un pennino che muove da zero, ispirandosi direttamente a che cosa? Ai pennini ad immersione, quelli ad intinzione calligrafici. Sul fusto troviamo la scritta, eccola qua, Blue Dew. Ci sono diverse colorazioni, poi insomma queste le vediamo magari nel sito e le sceglierete in base ai vostri gusti. Mi ha colpito perché effettivamente è un pennino che potrebbe diventare qualcosa di riferimento nell'ordine, nella categoria economica alla quale appartiene. Insomma, non c'è proprio da svenarsi per acquistarlo. Molto grezzo, molto rudimentale, non c'è molto che inceda al bello, inteso come gusto estetico, ricercatezza nelle rifiniture, negli intarsi, però fa quello che promette e soprattutto promette e concede tanto divertimento. La penna, come vedete, rispecchia tante altre che ce ne sono, in maniera anche, se vogliamo, un pochettino più povera, intendiamoci, ma la resina, questa plastica, comunque è godibile, insomma, non è brutta, permettetemi questo termine, come altre che ne ho viste che sembrano più del linoleum che così l'imitazione di una celluloide. Ben bilanciata, leggera, si impugna bene, c'è ampio spazio e difficilmente sono andato a confliggere con questa protuberanza finale nella sezione di raccordo, e quindi bene, e piuttosto è facile per chi ha la mano un po' più grande della mia andare a toccare questa filettatura, che è quella del tappo, anche qui una filettatura generosa che quindi, come si può ben vedere, si avvita senza difficoltà, non bisogna andare a cercare l'attacco a tutti i costi, perché se no non si avvita, oppure si avvita male, mi sono già sporcato, ma se no non sarei Marco Chiari. E vabbè, pazienza. Vi faccio notare anche come sia semi-trasparente il cappuccio, il materiale, insomma un po' di bellezza in questa penna c'è. Una clip dorata, vabbè, vedremo quanto durerà. Il produttore ci dice che ci sono due tipi di pennini a disposizione. Ovviamente non poteva mancare quello flex qui sulla scrivania di Marco Chiari. Come si può apprezzare, lo vedrete meglio probabilmente nel dettaglio, questo pennino è un pennino tagliato. Vediamo se riesco a mostrarvelo, eccolo qua. Qui c'è proprio un taglio laterale che corrisponde a quest'altro laterale, che serve, come ormai penso abbiate imparato, a rendere più morbido, più flessibile il pennino. Ed è un pennino che ci dà delle belle soddisfazioni. La penna stilografica ci arriva a casa, tra l'altro, anche con questo bell'astuccio. Ma un astuccio solido, con la sua clip calamitata, la sua clip magnetica, rigido, quindi ci sta dentro sia questa penna che altre penne. Fatto bene anche questo, è vero, lo paghiamo nel prezzo, forse potrebbe costare qualcosina in meno senza l'astuccio, che magari qualcuno di noi ha, però lo trovo anche grazioso e comunque è qualcosa di più che ci troviamo in corredo.
L'inchiostro è questo, l'octopus, un inchiostro verde profondo, un bel inchiostro, ve l'ho presentato recentemente, è già uno dei miei preferiti. Poi direte, ma quanti ne hai di preferiti? Bella domanda, sono tanti gli inchiostri, per fortuna c'è da divertirsi, non stancano mai. Guardate che bella tinta profonda, che bel verde profondo acquista una volta che si è asciugato. E allora, eccolo qua, lo riscrivo con questa. Mi tengo leggero, leggerissimo, sto spolverando la carta. Ma sto spolverando la carta, sento che il pennino comunque oscilla, si muove sotto il mio peso. Basta dare appena appena, appena appena, qualche spintarella in più e comincia il divertimento. Si accede ad un mondo di flessibilità che raramente ho trovato in altre penne. Devo per forza andare a pensare a qualche stilografica vintage. Guardate che bella pienezza, che bella profondità, che bella variazione. Guardate come ritorna questo pennino. Sicché ho pensato anche di contattare il produttore, perché secondo me, almeno per i miei corsi, e credo che per molti di voi che seguite i miei video, e vi ringrazio per questo, potrebbe essere una scelta interessante, perché si trova insomma ancora in una fascia di prezzo di una penna accessibile, della penna bella da regalarsi, ma soprattutto della penna con la quale cominciare a fare un pochettino di palestra, fare un pochettino di apprendistato prima di arrivare a che cosa? Ai pennini, quelli veramente belli, che magari paradossalmente arrivano a costare anche meno quando si trova l'occasione, e vi parlo delle tante stilografiche italiane, tedesche, vintage di una volta, per poi passare alle grandi della storia come Waterman, come Omas, ma lì si paga ovviamente anche la casata. Tutto bene? Sì, tutto bene, ma c'è un piccolo prezzo da pagare. Il pennino è un pennino di tipo abbastanza appuntito, così come sono quelli di una volta. Appuntito significa che innanzitutto vi sarete accorti che le lettere che vado a scrivere sono abbastanza chiuse, non sono proprio così tonde, perché il pennino ha un suo momento elastico che corrisponde proprio a questo, e soprattutto essendo appuntito, quando ci troviamo a fare manovre come questa, attenzione perché l'impuntatura è abbastanza dietro l'angolo, e cioè ci troviamo a che fare con un pennino realmente vicino a quelli ad intinzione, con i quali o si sa scrivere, cioè si ha un po' di dimestichezza, oppure sono più i dolori che le gioie. Anche questo non fa difetto, non fa differenza. Ecco perché vi consiglio delle carte lisce per cominciare, delle carte ben levigate sulle quali muovere i primi passi. Non solo, imparare la sua natura di pennino flessibile, che come vedete ritorna molto velocemente, benissimo, tutto bello, però attenzione quando andiamo a risalire, mi tengo leggero, a fare quelle manovre dove qualsiasi pennino tende un po' ad impuntare. C'è anche un altro fatto che ho notato, giusto per tirarci via le cose, diciamo, da scrivere nelle migliorie per questa bella stilografica, sono quelle che attengono al flusso dell'inchiostro. Il flusso dell'inchiostro credo di poter dire che è regolato in maniera magistrale da chi ha prodotto questa penna, o per meglio dire da chi ha lavorato il pennino. In maniera magistrale perché è proprio giusto, perfetto per questo tipo di carta. Infatti, su una carta un pochettino più porosa, le cose vanno meno bene. Perché? Perché la carta porosa, intendo una carta che abbia una qualità igroscopica maggiore, lasciatemelo scrivere bene, richiama più inchiostro, e a volte cominciano a venire fuori due binari, a volte si rimane persino a secco, proprio a fine corsa. Questa è una cosa. L'altra è quella che, come avete visto perché ve l'ho aperto poco fa, è quella di dare ogni tanto una strizzatina al converter, perché se c'è dell'aria, se l'inchiostro non è abbastanza compattato verso l'alimentatore, potrebbero sorgere qualche binario, qualche falsa partenza più che altro, cioè
l'inchiostro non è pronto nell'attivarsi e quindi queste sono le uniche due cose che ho notato. Per il resto è veramente un piacere di scrittura. Tanto che ci mettiamo a scrivere così quanto che utilizziamo il corsivo, con il quale si possono anche adottare dei caratteri ben più minuti e giocare su questa flessibilità che garantisce una variazione amplissima del tratto, molto più ampia di altri pennini. E infatti sto preparando un video che mette in comparativa proprio i pennini flessibili che abbiamo a disposizione oggi con questa bella new entry che mi ha conquistato. Eccolo qua, scriviamo. Benissimo, vogliamo invece utilizzarlo con un carattere un po' più minuto, come vi dicevo, usiamo il suo andamento naturale di flessibilità. Ecco perché nei corsi vi consiglio, ascoltate la musica, ascoltate della musica che ispiri il movimento della vostra mano. Tra l'altro sono le cose che racconto ai bambini nei corsi, nei laboratori di disgrafia, ed è sorprendente veramente come la musica riesca a guidare tutto il nostro corpo, tutta la nostra complessione. Guardate, per esempio. Minuscolo. Sono io che decido come, quanto organizzare l'impulso. Possiamo provarlo anche con il corsivo, con... e giocare con questa amplissima possibilità anche per esempio con lo stampatello, quello minuscolo, magari tenendosi un pochettino più così creativi. Stampatello, perché sennò non mi sta nell'inquadratura, e infatti avevo ragione io. Una penna divertente, credo che abbiate capito che le possibilità ci sono davvero tutte. In conclusione, una bella penna stilografica con la quale, secondo me, molte altre dovranno fare i conti, soprattutto quelle che hanno velleità di flessibilità. Forse, anzi, molto spesso più nel nome che poi nella parte concreta. Una stilografica anche gradevole, la trovo bella, e poi soprattutto sono quelle penne che non hanno quei particolari pregi, quelle finiture così importanti, oppure un fusto con un materiale tanto prezioso, che talvolta intimoriscono anche solo nell'appoggiarle sulla scrivania. Almeno per me è così, cerco di averne cura, è evidente che sia così, e talvolta una penna un po' bellina mi spiace persino appoggiarla, se non appunto su qualcosa di delicato. E sì che questa non ha nemmeno paura di questo, perché alla fin fine non fa nulla per apparire più di quel che è, perché la vera parte risiede proprio nel pennino. Ciao amici, e alla prossima!